due parole sugli NFT e le opere d'arte, perché sugli NFT dobbiamo dire, mi sposto così, così si vede meglio la slide, sugli NFT dobbiamo dire, cioè faccio un'introduzione per capire che cos'è il cosiddetto diritto di seguito sulle opere d'arte. E perché vi faccio vedere questa immagine? Ormai è da boomer questa immagine qua, eh? Però il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. La sapete la storia, no? Cioè loro portano in giro questa gamba che secondo il loro suocero Garpez, visto che Garpez è sul letto di morte, sta per crepare, se crepa assume 10 volte il valore e lui diventa ricco. E a un certo punto aprono la scatola e Giovanni dice: ma dai, ma 100 milioni di no, cosa costa, non so, 100 milioni di lire era qualcosa del genere per sta roba, ma il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. Questa è la battuta, però per dire che siamo in questo mondo qua, cioè quando noi parliamo di NFT dobbiamo pensare al cosiddetto diritto di seguito. Il diritto di seguito è un diritto d'autore che però potremmo qualificare come un non copyright, cioè un diritto d'autore su cose che non hanno copie, cioè sugli esemplari singoli, sulle opere d'arte, sculture, vedete, quadri, collage, dipinti, qua c'è tutto l'elenco, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d'arte originali, nonché anche i manoscritti. Oppure tutte quelle cose che hanno copie numerate, cioè 20 copie, 10 copie, firmate dall'autore e via dicendo. E serve, vedete, per permettere all'autore di o ai suoi eredi di percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere. Cioè, quando il Garpez, la gamba di legno, viene venduta alle aste, assume valore ogni anno perché è morto l'autore, è diventato più famoso e via dicendo, aumenta il valore. E quindi chi vende ha preso dei soldi in più. Ma l'autore cosa prende di questi soldi? Zero, se non ci fosse questo diritto. Cioè questo diritto serve esattamente per... Perché si chiama di seguito? Perché segue l'originale nella sua vita. E quindi ogni volta che c'è un aumento di valore, le vendite, come sapete, sono tracciate, le vendite di opere d'arte, l'autore ha diritto ad avere una percentuale su quell'aumento di valore. E come si fa? Lo si fa tramite la SIAE, come vedete. SIAE per legge incassa il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche quelli non associati alla società, e riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d'autori estere nei cui paesi è stato introdotto il diritto di seguito, cioè in molti paesi, non in tutti. Okay, quindi perché vi sto spiegando questo diritto? Perché ci fa capire a cosa servono gli NFT. Cioè tokenizzare un'opera d'arte digitale con il blockchain serve a ricreare sostanzialmente l'effetto del diritto di seguito, ma su opere digitali, quindi non su opere fisiche, e tramite un sistema che è automatizzato, cioè la blockchain e i cosiddetti smart contract. Passa di proprietà, c'è un automatismo per cui automaticamente girano dei soldi all'autore. Quindi la tokenizzazione tramite blockchain di opere d'arte digitali consente in sostanza di ricreare l'effetto del diritto di seguito nel mondo digitale, un mondo dove non esiste concetto di originale o di copia numerata. Allora tu cosa fai? Tokenizzandola, cioè incorporandola all'interno di questo token, di questo gettone che è legato alla blockchain, caricandola sulla blockchain, io rendo un file unico. Anche se per sua natura un file è, come abbiamo spiegato, replicabile in n.000 cloni, perché è un semplice elenco di bit, però quello lì, visto che è caricato sulla blockchain, ha un hash unico. E quindi posso dire di avere un'unica copia originale, anche se a mio avviso non è una cosa che non ho mai capito molto che cosa ti serva, sinceramente. Finché qualcuno ci crede. Esatto, infatti nella slide successiva, perché vedete c'era tutto un meccanismo di monetizzazione automatizzata che può essere anche sensato, e poi di scambio di privilegi e servizi, cioè se tu hai l'NFT di Tizio puoi accedere alla festa organizzata da Caio. Se Caio ti invita di lì, ti dà l'NFT del club di Sempronio, cioè una roba che molto lontana dal mio mondo. Ad ogni modo era molto drogato, diciamo, dall'hype che c'è stato in quel periodo lì, come vedete, tra gli anni 2020-2022 più o meno, molto legato anche al successo di Bitcoin e delle criptovalute. Perché c'è gente che ha pensato che fosse una nuova forma di guadagno, no? Metto dei soldi lì e infatti è durato, quelli che sono riusciti a guadagnare come sempre in queste cose hanno guadagnato tanto, tutti gli altri si sono rimasti di legno. Ora si è molto sgonfiato, ma soprattutto ci sono state delle speculazioni, delle operazioni di marketing molto discutibili che hanno fatto
che hanno fatto pensare al grande pubblico che gli NFT sarebbero diventati una sorta di fondamentale moneta di scambio per il cosiddetto metaverso. Ve lo ricordate il metaverso, quella cosa di cui si parlava, che non se la caga più nessuno? No, però sembrava una cosa, no, in cui tutti saremmo andati a finire, fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Tutti pensavano che saremmo arrivati nel metaverso e che nel metaverso si sarebbe creata questa sorta di economia trasversale, economia sotterranea basata sul baratto tra NFT. Io l'ho sempre considerata una roba da fuori di testa, mi hanno dato dell'imbecille per un anno e adesso penso che riderò per i prossimi 10 anni quando racconto queste cose, perché quando le racconterai fra un po' di anni rideranno ancora di più. Comunque, la cosa che a me invece mi ha mandato fuori di testa è stato quando alcuni musei pubblici si sono messi a vendere gli NFT di opere in pubblico dominio. Io lì ho preso fuoco, cioè già prendo fuoco a leggere la normativa articolo 107 e 108 che è riuscita, articolo 107 e 108 codice beni culturali, che è riuscita ad aggiungere una sorta di copyright su robe che il copyright non hanno mai visto. Non solo, adesso cosa facciamo? Le tokenizziamo, no? il Tondodoni lo tokenizziamo, così gli Uffizi lo vendono a 8.000 euro al collezionista che si porta a casa l'NFT. Io vorrei capire questo qua che cacchio se ne è fatto dell'NFT, di un file, perché al fine è un file, dell'NFT con dentro un'immagine ad altissima risoluzione che comunque trovi su anche altri database gratis. È lo stesso motivo per cui compri una il gadget, sì, esatto, è la stessa cosa che mi hanno detto altri, sì, è come il gadget che ti porti a casa dal museo, certo, va bene, se quella roba lì se serve per finanziare il museo, però ecco, secondo me c'è del lavoro per gli psichiatri. Perché se mi porto a casa la pennina e la metto lì sul coso e mi è costata 3 euro la pennina con scritto sopra Uffizi, quei cose lì costavano migliaia di euro. Poi se tu vuoi fare il riccone filantropo che dona dei soldi, allora è un altro discorso, puoi anche fare la donazione e farti mettere la targhetta sulla porta come si faceva una volta. Vorrei capire questi NFT, perché l'idea era che poi venissero rivenduti, cioè che si creasse una sorta di mercato. Cioè è stato quello l'inghippo. Il problema è che finché lo fanno tra privati non ho nulla in contrario, ognuno spende i propri soldi come vuole e se c'è gente che te li dà, fateli dare. Qua parliamo di musei pubblici che sono finanziati dal pubblico, che servono a conservare il patrimonio pubblico, il patrimonio culturale pubblico. Perché si sono prestati a questo tipo di operazione che era chiaramente di speculazione e che non so quanto abbia davvero portato nelle casse di questi musei? Comunque, su quello non voglio andare oltre perché dopo sembra che sono appunto col dente avvelenato con questi temi, che ovviamente non è. Però direi che è sufficiente per innescare un po' di riflessioni e per capire. Già il fatto che si sia molto sgonfiato questo hype, secondo me, è conferma del fatto che era tutto molto drogato da quel momento lì. Anche il fatto che ci fosse un'azienda che non nomineremo, che spingeva molto sulla parola metaverso, no? Che adesso magicamente parla d'altro. È tornata a chiamare quella cosa lì che chiamava metaverso, la chiama realtà aumentata, che è esattamente la stessa cosa come la si chiamava 15 anni prima. Io ho fatto il dottorato nel 2009 e avevo 3 colleghi che si occupavano di realtà aumentata. Non so perché a un certo punto qualcuno l'ha chiamata metaverso, perché doveva diventare ovviamente cool, con l'effetto contrario, che l'hanno svilita ad una cosa, come dire, a un giocattolino, quando invece è una delle cose più innovative, cioè sull'effetto tossico di queste buzzword. Ecco, porca cane, bravo, scrivi un libro. Sull'inizio di un framing è tutto così, è sulle buzzword, quindi mi sono già ampiamente speso. Grazie, signori, è finito, spero che abbiate apprezzato. Allora, e qua mi trovate sui social. Spegniamo la registrazione.